Ragazzi, bentornati e bentrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Siamo sempre qui su Immortal Phoenix Rising. Naturalmente, come al solito, vi invito come sempre a mettere un pollice in su, un bel commento, un bel mi piace. La storia sta prendendo forma piano piano. Stiamo migliorando anche in fase di combattimento, ma il personaggio ancora non l'abbiamo migliorato. E infatti lo andremo a fare a partire da adesso, visto che comunque dobbiamo andare all'osservatorio per trovare questo sconosciuto che chissà se ci attaccherà, non lo so. Comunque, ho sbloccato una cosa che magari potrebbe essere anche interessante, ossia il set. Questa veste è adatta a un Mistios. Vi ricorda sicuramente qualcuno. Penso che vada a indicare qualcosa che ancora non abbiamo sbloccato, ma penso che si riferisca a questo. Sì, scorri le cune. No, dobbiamo arrivare, penso, qua sopra. E infatti, ricordate. Non ce la facciamo, ma sul serio? No, aspetta, aspetta. Carichiamoci prima e andiamo. Non ci sta nessuno all'osservatorio, eh? A parte. Ok, nuova attrezzatura. Accedi all'inventario. Wow, questa forse. Mo' che ce l'avamo vestiti, ma sul serio. Allora, questa è quella che praticamente abbiamo messo. Porca miseria, sette armatura Dio. Ma questa è fantastica. E da 10 anche. Questa è quella che avevamo prima. Da quant'era? Ah, sempre da 10. No, no, non vuol dire che c'è il livello. E in che cosa migliora? Più uno ai segmenti di resistenza. Più uno ai segmenti di salute. Vabbè, quindi mi piace questa. Dai, lasciamoci questa, dai. Sì, l'abbiamo già sbloccata. Trova lo sconosciuto. Non ci sta lo sconosciuto. Questo si rompe, eh? No. Ah, eccolo. Ma ti vuoi suicidare? No. No, no. Ma non è lo sconosciuto, è quello. È il Credevo che ragazzo di stessi prima. preparando qualcosa. Sì, organizzavo il tuo ritorno. Ce le hai le ali? Certo. Non sono proprio come nuove, ma andranno bene. Se lo dici tu. Hai il vaso, vero? Preparati ad aprirlo. Che cos'è quello? Imbroglione di un ladro! Pensavi di potermi sfuggire? Tu hai rubato qualcosa a quel mostro! Te l'ho detto! Sono malato! Stupido fattorino! Non meriti affatto la corona che ti è stata data! Noi ti abbatteremo, tifone! Come in passato! Noi? Non c'è nessun noi! Non più ormai! Phoenix, ora! Apri le ali! Non riesco! Ora ti ho in pugno! Vuoi nasconderti per sempre? È stato facile. Ma sul Va serio? bene, dobbiamo metterci subito al sicuro. Che cosa era quel mostro? Tifone. Quel tifone! Oh, non hai idea. Andiamo alla sala degli dèi. Lì potremo parlare. Che dici, voliamo? Queste erano le ali di Dedalo. Quel Dedalo, il grande inventore. Quindi? Quindi non hanno funzionato a dovere e hanno ucciso suo figlio. Andrà tutto bene. Basta che non ti avvicini troppo a Elio e che non provi ad andare in bagno durante le turbulenze. Dovresti riuscire a raggiungere la terraferma senza precipitare. In teoria. E in pratica? Mi hai letteralmente derubato. E ora mi salvi. Perché? Non ho capito un granché di quello che ha detto l'oracolo, ma se la profezia è corretta, eroe del cielo,
Solo tu puoi impedire che Tifone distrugga l'intero mondo. Non sappiamo nemmeno se parla di me. Per essere una persona che dispensa aiuti a destra e a manca, per una volta magari dovresti accettare tu una mano. Che cosa stai dicendo? Per il fato! Come può il messaggero alato aiutare se tu non me lo permetti? Con l'aiuto del messaggero alato? Un momento. Messaggero alato? No! Impossibile! Tu sei... Hermes, mi piace dire mezze verità, giocare tiri mancini e fare corse sulla spiaggia. Ora andiamo, per favore. Gli altri dei hanno bisogno di noi. Gli altri dei? Mi stai dicendo che tutte le storie sono vere? La tua faccia ha qualcosa che non va. Hai di nuovo la bocca spalancata. Vola all'Isola d'Oro. Ti aspetterò nella sala degli dei. Detto questo, Hermes scomparve. Phoenix guardò oltre la stretta striscia di mare, verso i picchi e le valli dell'Isola d'Oro più avanti. La lunga strada verso il suo vero destino si estendeva davanti a lui. Un momento, era solo il prologo? Non può servire un preambolo tanto lungo per iniziare una storia. Odisseo ci ha messo di meno a tornare a casa. Sta per saltare. Zitto e ascolta. Vai alla sala degli dei. Salta e plana. Ok. Vado e salto. Dovremmo andare di là, penso, eh? Sì. Ok, davanti così. Mi sta finendo però la... Vabbè, sembra... Ho sentito qualcosa. No, non ci sta niente. Che bella... Allora, consulta il minuto d'ora per... Vabbè, fa niente. Carina sta zona però, eh. Una grana. Dobbiamo stare attenti perché se no ci sta un sacco di roba che dobbiamo becchiare. Mi è apparso. Allora, ci sono delle cose che potremmo beccare. All'improvviso, la maestosa figura di una creatura selvaggia attirò l'attenzione di Phoenix. Se voleva domare lo splendido animale, avrebbe prima dovuto farci amicizia. Perché parli a bassa voce? Per non spaventarlo e farlo scappare. Ma cosa usi? Ne posso avere un po'? Questo? Oh, cavalcatura domata. Fammi vedere. Ah, vedi, eccolo qua. Ma lo possiamo anche cambiare. Che cambia? Non cambia niente. Lo possiamo personalizzare, penso, sì. Cambia di qua. Qua che mi hai dato, scusami. Ah, cambio le ali. Eh sì. Non puoi volarci, ma queste ali spezzate ti fanno comunque andare più veloce. Eh no. Mettiamo quelle, no? Non ha che senso ha. Oh boh, quindi possiamo. Oh, che figata! Per aprire. Ah, ok, vabbè, questa è la parte del tutorial, sì. Ho scelto tieni premuto per lo scatto sempre. Di gravità ho scelto lui semplicemente perché sembrava quello più gradevole, no? Non per niente. Ok. Perfetto. Ma in teoria potrei entrare qua dentro per vedere se c'è qualcosa che ci può interessare. Vediamo, Ma che palle, se non è interessante non ve lo faccio vedere. Però penso che faccia parte del tutorial. Vedi l'ingresso. Sì, in queste cose qua sblocchiamo nuove abilità, secondo me, Che è sta roba? Ah, ok.
Ma... ah, ok, sì. Ma come ci arrivo io da là? Ok, perfetto, ce la facciamo. Dovevamo fare il percorso da quest'altra parte. Vabbè, sembrava difficile, invece era più facile di quello che sembrava. Occhio qua che non so. Bella questa, fantastico. Facciamo una buona cosa, ma... ok, perfetto, ma se tengo premuto non ho capito che cosa fa, Tieni premuto. No, vabbè, penso che va uguale. Allora, vediamo di spostare alcune cose, perché qua urge qualcosa. Se cade la pietra, perfetto, vai. Meno male. Ce la fai? Sotto? Sì. Passa? Mi sa che non passa, No. Dai. Bella questa, grande. Repeat. Occhio, scema. Andiamo? Allora, vediamo se ce la facciamo. In discesa ce la dovrebbe fare, penso, vero? Dimmi di sì. Dimmi che ce la fai. Ok. Se è sbagliato, perché non ce la fai con la resistenza? Perfetto. Stavamo scattando, ma non credo che muoio però, O meglio, non spero che no. Ah, là si sale pure, Occhio. La vita che cade là. Capisco perché non si è messo. Ok, così va. Ma non capisco perché non si deposita. Perché dovrebbe andare. Vai. Poi che fa? Ah, ok, devo fermarmi. Vabbè. Ci siamo? Sì, che è uscito? Ah, ok, niente. Ce la fai, mo? Uno. Due. Ok. Che mi dai? Dammi qualcosa di buono, perché... Fugna di Zeus. Là c'è qualcosa, Questa. Aspetta un attimo. Ok, mille, grande. Meglio che ci curiamo. Per Ade, combatterei per Tifone se pagasse il mantenimento di mio figlio. Ma questi non mi attaccano.
forse valgo un millesimo di un dio, ma lo faccio notare alla grande. Perché non ci attacca? Vabbè, questi non ci attaccano. Siamo amici, ragazzi. Oh, per voi, forse grazie. Abbiamo davvero una possibilità contro Tifone. Che è successo? Credono che un patetico esercito di semidei possa fermarmi? Allora, la pietra. Che miseria. Ma ha preso in pieno, Porca di quella paletta. C'è sta niente. Una figlia al nostro fianco, vinceremo questa battaglia. Come? Ah, state con me, ragazzi. Allora siamo. Oh, via, via, via il ramo, via, via il ramo, via il ramo. No, allora. Scusate ragazzi, vi ho preso in testa uno di voi, penso. Ah, che non penso. Ok. Aspetta. Non carico la paletta, ma preso un po', eh. Comunque sono sempre più convinto che mi serve. Ok, dai. Mia. Grande. No, dai, ma perché fai sempre. Ok. È nostra. Vediamo se la riesco a lanciargliela meglio. Dai, non ti muovere. Oh cavolo, 3.25. Via. Gli ha fatto parecchio danno. Ma l'ha fatto anche lui a noi, però. Ok. Vediamo se riesco a beccarlo bene. Questa è la buona, eh. Vai, vai. Ok, è andato. Ragazzi, mi dispiace che siete schiattati tutti quanti, ma che vi devo dire, fa parte del gioco. E pensare che io pensavo che eravate i miei nemici. Non pensavo che usciva qualcuno da sotto e ci attaccava. Ah, pazienza. Ce la facciamo, meno male. Riposati bene. La devo prendere in continuazione queste cose, la resistenza, quindi. Guardiamoci un po' intorno perché potrebbe esserci qualcosa, ma non mi pare. Usa che cosa? La vista di quella grande sala lasciò Phoenix senza fiato. Oh, è davvero incredibile! Porca miseria, però ho visto una cosa che si poteva utilizzare, ma attenzione. Tutto bene, forse è ora di ristrutturare un po'. Queste decorazioni con le colonne sono datate. Quindi, qui siamo al sicuro. Ricordi quella cosa che ho rubato a Tifone? Era un pezzettino del suo occhio, per nascondere questo luogo al suo sguardo terribile. Non c'è di che. Hai detto che questa è la sala degli dèi? Beh... Dove sono gli altri? Ma ho visto una forgia, una cosa, sì. Qua miglioriamo l'attrezzatura. Lascia che cominci dal principio. No. Con la mano sulla spalla di Phoenix, Hermes raccontò la leggenda di Tifone, distruttore degli dèi. Ok, vabbè. Tifone, figlio di Gea, era un mostro sanguinario e crudele, ansioso di liberare i titani e spazzare via gli dèi. Ha voluto sfidare Zeus per avere il dominio del cosmo. Per fortuna, Tifone fu sconfitto.
Sì, puoi dirlo forte. È imprigionato in una montagna dove non avrebbe più potuto fare del male. Accidenti, devo tornare in forma come prima. Per migliaia di anni Tifone rimase a marcire, finché Elio non venne eclissato e stelle ardenti caddero dal cielo. Le stelle sciolsero le catene di Tifone e in un'esplosione di fuoco e fiamme Tifone schizzò fuori dalla montagna. Gli dei lo avevano vessato e torturato. Mai più! Egli giurò. Il mondo verrà purificato! Gli dei pagheranno! E così Tifone cominciò a tessere la sua vendetta. Cada il velo che separa queste bande benedette dai tetri inferi! Che il Tartaro si faccia strada tra gli dei! Calpesta! Devasta! Riduci in polvere questi dei falsi e bugiardi! Venite, dei dell'Olimpo! Brandite le armi e affrontatemi! Avete sottovalutato il mio potere, crocciolandovi nella vostra arroganza! Prostratevi davanti alla mia incrollabile perfezione! Alcuni dei scapparono, altri rimasero a combattere. Molti vennero catturati. Tifone li divise, privandoli delle loro essenze e trasformandoli radicalmente. In un ultimo, disperato tentativo di salvare le loro terre, gli dei invocarono gli eroi antichi, gli ultimi guerrieri con ancora qualche goccia di sangue divino nelle vene. Deboli e pavidi! I vostri eroi non saranno che l'ombra di ciò che furono e mi serviranno per l'eternità! Gli dei avevano fallito e gli eroi con loro, ma quando ormai ogni speranza sembrava persa... Insomma, tante lotte, tante sconfitte. E ora sei la nostra ultima speranza per restituire queste terre alla loro antica gloria e salvare il mondo dal caos. Tutto ciò che abbiamo, Phoenix, sei tu. Non voglio metterti pressione. Ho perso un attimo il filo. Quello con i capelli a punta sei tu o Tifone? Lascia stare. Gli dei sconfitti devono essere riuniti alle loro essenze per riottenere i loro poteri. E poi insieme dovrete sconfiggere Tifone. Beh, è una bella impresa. Vorrei che mio fratello fosse qui. Senti, non sono perfetto. Sono quello che ha portato Pandora sulla Terra per Zeus. Ma forse, dico forse, sei la persona giusta al momento giusto. Inoltre, sei letteralmente tutto quello che abbiamo, visto che gli altri sono stati sconfitti. Buona fortuna! Io resterò qui a fare nulla. Volevo dire, a occuparmi dei preparativi. Grazie. Credo. Oh, ancora quella faccia, bene. La cosa migliore che puoi fare per cominciare è raggiungere la cima delle altre statue sull'Isola d'Oro, in modo da poter individuare gli dei mancanti. Trovali. Forse possono aiutarti a individuare le loro essenze rubate, anche se ultimamente non sono più loro stessi, quindi non ne sono sicuro. Che significa? Oh, lo scoprirai? Pensa, Phoenix, sì. Cosa farebbe mio fratello? Probabilmente Ligirone affronterebbe Tifone da solo, come quando sconfisse l'intera flotta di Sparta. Ma che voglio prendere in giro? È un'impresa più grande di me. Che cos'è? Non ne sono sicuro. L'ha fatto consegnare Ade. Lascia un'offerta al traghettatore e potrebbe giungere un aiuto inaspettato. Ma fa attenzione. Argo? Ha rotto l'ultimo dono dall'oltretomba. E guarda che gli è successo. Ah, forse le monete che avevamo. Appunto. Chiaro. Sì.
Allora, vediamo, perché mi pare che ne tengo tipo parecchie. Potenza di abilità. E poi li vieni spendendo monete. Ah, vedi, ok. Allora, ne abbiamo 8. Apriamo. Ah, ok. Porca miseria, niente di meno. Vabbè, fantastico. Vicino a un nemico ignaro, attacco. No. Questo è quello là. Premi con R1. Questo lo potenzierei perché è anche abbastanza facile. E poi acquisisci, non ce la facciamo. Tutti 5, quindi con 3 non posso beccare una mazza. Bene, fantastico. Ok, quindi non possiamo fare niente. 2. Su una superficie scavabile balza in una direzione qualsiasi per andare più veloce. Questo non è male, No, se no è meglio questo. Ok, ne tengo soltanto una, quindi ce la conserviamo. Poteri divini. Ah, possiamo anche migliorare questi. Sempre con le monete. 8, porca la paletta. Porca la... Questo è bellissimo. Ma non ce l'abbiamo. No, ce l'abbiamo. Beh, no, anche ora l'abbiamo acquisito perché ne abbiamo 8. Vabbè, fa niente. Quindi l'abbiamo spesa un po' di monete. Un po' parecchie, veramente. Salto ascensionale. Usa abilità per i divini per avvantaggiarti in un combattimento. Premi per aprire menu. Ok, vediamo un po' i dettagli. Domare, vabbè. Salto, domare, abilità. Dovrebbe stare qua, no? Ma salto ascensionale. Vabbè, sicuramente penso lo faremo qualche volta, no? Qua per la resistenza. Che roba è questa? Aspettate. Ah, sembra tipo una cosa per allenare. Infatti. Panca di Zeus. Ottieni il fumo di Zeus per potenziare la resistenza alla panca. È qui che vi allenate. Oh, dei no. Per me è una perdita di tempo. Basta barare usando il fulmine di Zeus per potenziare forza e resistenza. Io faccio così. Sei davvero di ispirazione. Me lo dicono spesso. Vabbè, di fulmine ne abbiamo 4, mi pare, no? Qualcosa in più. Potenza la tua resistenza massima utilizzando i fulmini di Zeus. Infatti, mi ricordo che ne abbiamo 4. Allora, posso andare solamente in una direzione? Sì, solo qua, sì. Tutte te le sei prese. Porca miseria, addirittura. Vabbè, quindi non è che abbiamo altra scelta. Sta pitulando. Porca paletta. Vabbè, potenziare la resistenza, che personalmente penso che sia fondamentale. Vabbè, qua penso che ci tagliamo i capelli, perché farlo non credo sia necessario. È qui che gli dei si fanno controllare i denti. No, i denti, qui no. È dove ci togliamo la pelle per cambiare aspetto. Ah, sempre meglio che andare dal dentista. Dipende se ti scuoiano vivo o no. Ah, ok, quindi qua cambiamo aspetto. Mamma, fa niente, dai. Ok, qua. Qualche idea per affrontare Tifone? A quanto pare, a voi mortali serve un incentivo, quindi per ogni successo ti darò dell'elettro. E visto che sono il dio del commercio, potrai spenderlo proprio qui per... Indovina? Esatto, commerciale. Oh, che fantasia. Oppure potresti pagarmi con il tuo elettro. Ma l'incentivo non era per me. Sono il dio del guadagno. Che prezzi! Wow! Sono anche il dio dei ladri. Ognuno ha i suoi vizi. Che cosa c'è sotto? È una lista di faccende da fare. Qualcuno deve far pulire, Ares. Ma hai provato a togliere il sangue da un mare di sangue, eh? Quella sì che è un'impresa. E che vendi? Penso roba a tabella per carichi. Avanza gli incarichi a Hermes per ottenere ricompense. Vabbè, sì. Puoi comprare? Voglio gli incarichi. Ah, ma no, aspetta.
Ah, vedi, allora questa serviva tutta quella roba. Incarichi, missioni secondarie. Qua che ci facciamo? Le pozioni? Calderone di ciccia, ah, vedi, ok. Bel calderone! Fenix lasciò svanire il complimento nel silenzio e provò a concentrarsi su eventuali ricette di pozioni. Qualcosa l'ho recuperata, ma vediamo. Ah, meno male, sennò... Come funziona? Guarda, usa gli ingredienti per creare pozioni. Crea... Ah, posso creare questa, questa, questa cos'è? La possiamo creare. Migliora la difesa per 90 secondi. Questo invece potenza armi e abilità per 90 secondi. Va bene. Questa penso che sia per curarmi. Questa invece non la posso fare perché la mira. Vabbè. Ok. Ho creato un po' di roba. Penso che si sia messa automaticamente sopra e sotto. Che si... Perché fanno male però. Non te le bere. Bello sto bocchiale. Sì, è infatti. Sì. Premi per usare pozione d'attacco, premi per pozione difesa. Vabbè, quindi è già posizionato. Ah, vedi. Oh, è la fucina di Efesto. Sì, la cosa più importante. Cerca di non infilzarti da qualche parte. Ma Fenix non stava ascoltando. Una forza nascosta l'attirava verso la fucina. I frammenti adamantini che aveva raccolto volevano essere forgiati. Ok, fammi capire. Arco. Potenza le frecce di Apollo. 315 di quella roba lì dorata. Invece questo... No, non possiamo potenziare niente. Aia. 500, porca la miseria. Oh, e quindi soltanto le frecce posso potenziare. Vabbè, le potenzio giusto per, eh. Ora ho capito a che serve tutta sta roba, eh. Vabbè, quindi che sono? Ah, i frammenti. Gli adamantini, vabbè. E gettarle così. Vabbè, noi le frecce le utilizziamo spesso, quindi... Fammi sapere se vuoi comprare qualche cosa. Ancora no. Questo invece cos'è? Ah, di nuovo quello splendido profumo. L'ambrosia è vita. Desideri più protezione? Distillala qui e bevila. Poi goditi il viaggio. Una volta Atena si è scolata tutta quella Kilix e ha distrutto l'intero flotto greca subito dopo essersi schierata con loro in battaglia. Una scena epica. Mi spiace, avresti dovuto esserci. C'erano molti dei miei parenti. Sono morti tutti. E io avevo detto ad Atena di non farlo, ma mi ha dato retta? No. Certo, è un modo strano per potenziarci, però, eh. Perché è tutto diviso in varie parti. E non ho beccato niente. Potenza della salute massima, no, non possiamo beccare niente. Questi non so, per esempio, da dove si possono recuperare. Ne ho soltanti due, quindi evidentemente... Sono anche molto difficili da recuperare. Allora, secondo me la cosa migliore sarebbe quella anche di spostarci da qualche parte. Allora, noi stiamo qui. Potremmo fare questo. O di qua. Obiettivi. A proposito del fame, possiamo fare una pausa. Esplorare la regione della strada? No. Fauci. E devi andare più di qua. E seguiamo questa. Esplora la regione della statua di Afrodite. Eccoli qua. Grazie di quella miseria. Ok, meno male. Mi sa che mi devo spostare. Ok. Allora, vediamo se riesco. Miseria, basta. Ragazzi, fate bravi. Grazie. Allora.
Grande, bravo, bravo, bravo. Attaccatevi. Bella questa. Maledetto. Occhio. Non l'ho fatto apposta. Oh, attenzione. Senti, amico. Ok, ok. Mamma mia. Questo è cattivo, però adesso sta solo. È andato? Ok. Non c'è sta niente da beccare, no? Porca di quella miseria. Aspettami. Allora mi curo un attimo. Perché non mi fa curare? Dai. C'è sta una pietra. Ok, vai. Ok. Riesco a farlo correre. Magari. Ecco. Grande, grande. Veloce. Occhio. Vai. È andato. Invece, meglio che ci allontaniamo perché... Porca paletta. È una bestia infinita questa. Ma mo qua che si fa? C'era scritto T da qualche parte, no? Aspettate. Perché qua penso che ci possa essere qualche cosa per noi. Anche perché qua è tutto bloccato, ma non ho capito che ci troviamo qua dentro, eh. Allora, un momento, eh. Perché qua c'è qualcosa qua dentro. Pianta. No, ma aspettavo tipo un'armatura gigante, no? Si sale in alto, no? È solo rumore di... Ah, vedi, si apre qualcosa là, eh? C'è una pietra, una cosa leggera che possiamo recuperare. Una cosa leggera. Ma andava bene quella... Non ci passo? No, ci passo, meno male. Ma andava bene quella cosa un po' più leggera, no? Andiamo un po'. No, ho tolto... Ah, quindi penso che adesso li posso spostare... Ah, vediamo se di qua va bene. Così si farà a posto, eh. No? Così? Ma che... Ah, ok, forse ho capito. È questo giù. Ma devo tornare tutto così? Assa fa. Ok. Moneta di Caronte. Oh. Una strana moneta che porta il marchio di Caronte. Tifone ha rubato anche quelle. Caronte le stava risparmiando per costruire un ponte.
Phoenix ammirò il narciso che era sbocciato, ultimo ricordo dell'amore maledetto di uomo per la sua immagine, riflessa nell'acqua. Quale sarebbe la maledizione? Capita a tutti. Io mi sto ammirando nel riflesso delle tue catene proprio ora, disse il narcisista. Ok, vabbè, io penso che questa parte la possiamo terminare qui, perché mi uscirà sicuramente un video abbastanza lungo. Però penso che si possano fare un sacco di cose in questo gioco. Vabbè, ci vediamo sempre al prossimo video. Bye.